Ed eccoci, ragazzuoli, bentornati su Xenoverse 2, nuova mod assurda, forse la più potente mai vista per l'ultra di Goku. Quindi mi raccomando, pollice in su ora se volete tanti nuovi showcase delle mod. Ne ho alcune veramente incredibili che stanno per arrivare a breve, infatti sto proprio investendo cash per andare ad acquistare quelle che sono le mod più belle e assurde di sempre. Inoltre, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi ora al mio canale YouTube, attivate la campanella delle notifiche ed direi subito di andare a scoprire queste nuove mod, perché sì, ne ho più di una. Ed eccoci qua quindi con la solita schermata di Xenoverse 2 Revamp, una mod gigantesca che cambia varie cose del gioco. Ma direi di farvi vedere subito lui. Ragazzi, Son Goku Baryon Ultra Instinct. Parte da una mod di biglia, ovvero un Modder di cui ho portato tante mod qua sul canale, e poi è stata rimaneggiata da Zaiko che ha fatto un lavoro incredibile. Il tutto, come vedete, sembra che vada a richiamare al 100% Naruto e guardate il potere di questo Goku, si nota già senza nemmeno combattere. Veramente stupendo. Io, ragazzi, non vedo l'ora di andare a scoprire i suoi poteri. Non premo assolutamente il tasto per scoprire tutte le skills supreme. Voglio scoprirle in battaglia, perché è ovviamente è la prima volta che lo provo. Quindi lo vado a scegliere. E poi abbiamo anche un altro personaggio, un Vegito di Dragon Ball Multiverse, ovvero un manga creato dai fan di Dragon Ball che va avanti, credo, da più di 10 anni come minimo. Quindi veramente una cosa storica. Direi, ragazzi, di andarlo a scegliere, vediamo quale sarà il suo potere ed eventualmente le sue trasformazioni. Come al solito, vi ricordo che quelle che andremo ad utilizzare sono delle mod. Credo che ormai tutti lo sappiate di già. E come tali, ebbene sì, ragazzi. Come tali, devono essere installate tramite la versione PC del gioco. Io vi lascio in descrizione Instant Gaming. Date un'occhiata qua sotto perché lì trovate il gioco ad un prezzo bassissimo. Tanti giochi nuovi, giochi in preordine. Date un'occhiata e non ve ne pentirete. E si va, ragazzi. Guardate l'intro! Mamma mia! Ma poi è gigante, fra. Ah, fa la camminata seria, la camminata figa, guardalo! Mamma mia, ragazzi, aspetta un attimo! Poi anche gli occhi, il viso, cambiano un sacco di cose. Sembrano gli occhi dell'ultra istinto, però all'interno, come vedete, c'è qualcosa che richiama eh, un felino, una volpe, che poi dovrebbe essere la volpe anche di Naruto, a quanto pare. Poi abbiamo il simbolo del Cercoterio di, di Naruto veramente tanta roba e poi abbiamo ste cornecchie in testa e poi chiaramente tutte le code che credo siano 9 in totale, 1 2 3 4 5 6 7 sì, sono 9 come immaginavo. E poi c'è questa K che ha al di sopra, quindi come vedete la base è quella di Goku Ultra Estinto, però ci sono tante modifiche estetiche Molto molto belle. Invece, questo Vegito mi sembra molto, ma molto più snello rispetto ad un normalissimo Vegito. Quindi sembra quasi un Vegito Super Saiyan God. Guardate, anche la gamba è più snella, piccolo dettaglio. E direi di andare subito a combattere. Vediamo il suo potere e quelle che saranno anche le sue mosse, e si va. Fra, ma guardalo subito! Ma cos'è sta ballando, ragazzi? Ma che sono queste tecniche! E questi sono solo gli attacchi. Bazzuto proprio! Ragazzi, allora, questi sono semplicemente gli attacchi leggeri, 30 colpi, una combo interminabile. Cioè, guarda, lo colpisce in tutti i modi e con qualsiasi arto, cioè non si risparmia in alcun modo. Guarda, ginocchiata, calcio, calcio, poi credo che vada ancora con altri calci, lo mette giù e poi il pugno e gli parte il pugno del drago, non me ne ero nemmeno reso conto, confusissimo. Gli parte all'improvviso così da nulla un pugno del drago Gli sarebbe stato benissimo tipo il pugno, eh, cioè che comparisse lì lo Zaru Però chiaramente come animazione sarebbe stata poi difficile da, da riproporre Anche in volo sembra essere un po' diverso Sì, in volo come vedete è proprio dritto Non, eh, non si smuove, di solito la posa del Goku istinto in volo è diversa assolutamente Andiamo con gli attacchi pesanti ed eccoli qua si va subito con attacchi belli tosti, ci sono dei rallenti ed è un po' corto questo qua, devo essere sincero, un po' un peccato, però comunque spaziale, come vedete si riesce a concatenare il tutto alla perfezione, poi chiaramente è possibile andare a fare vari modi per, per concatenare il tutto, come vedete, mm? lo butti così e poi parti sempre col drago, però questa volta con, con una ginocchiata piuttosto che col pugno e poi... Varie cosucce che si possono fare. Vediamo subito la presa. Prima che me ne dimentichi. E quella base. No, cambia. Attenzione, cambia nella sua parte finale. Vedete? Lo, lo colpisce con un colpo di energia. Veramente tanta roba. Andiamo a fare anche gli stamina break. Bam. Andiamo a fare l'altro. Ok, sono quelli dell'ultra istinto. Almeno questi non cambiano. Però alla fine ci sta pure. Direi di andare a vedere un po' quelli che sono i suoi colpi. Abbiamo l'Autonomous Assault. Fra, Ok, questo l'avevo già visto in un altro Goku istinto. Però, ragazzi, un po' di... di mesi fa Forse sempre una mod di biglia, non ricordo Mica si può estendere, non credo Però bellissimo che praticamente se lo rigira come vuole il, il Vegito Come un calzino, praticamente Il Super Lampo Sordente Divino Beh, in realtà proviamo a difenderci Sì, ma non con questo attacco da parte di Vegito Scusi, ce ne vorrebbe un altro Magari proviamo dopo Una Kamehameha Divina quella lì che colpisce nel viso dell'avversario. E poi abbiamo il Sarging Spirit Revamp. Questa è una carica differente che quando parte fa anche un suono. Fa un. Mamma mia ragazzi che figata. E poi attenzione perché abbiamo due supreme diverse. La scesa istantanea e quella. Ma abbiamo il Massive Rasengan. Mazzo totale, bellissimo. Aspetta un attimo, ma oh, ragazzi... Ma che sta. Ma, ma, ma questo è matto, fra. Ma guardalo! Lo carica come se fosse una Kamehameha. Quindi dietro. Diventa un Rasengan gigante. Che è una delle mosse di Naruto caratteristiche. Ah, e non lo lancia perché, giustamente, come il Rasengan, devi essere vicino per colpire l'avversario. Mi sembra giusto, però, effettivamente. Vedete? Diventa gigante. Lo spingi verso l'avversario e gli toglie in totale un'attacca intera di energia. Ci può stare. Ma aspettavo qualche danno in più, però ci può stare alla grande. Poi abbiamo il Rasen Wall Barrage. Fra! cattivi! mica si estende questo. È molto breve, cioè proprio l'animazione è corta e veloce, proprio bella dinamica. E devo dire, ragazzi, che sono delle supreme che gli stanno benissimo. Vanno a riprendere cosucce che abbiamo già visto in passato, senza ombra di dubbio. Però con un potere veramente devastante. No ma forse i danni non sono poi così incredibili. Ah no, sì, adesso sì. Solo che non tutti, vedete, non tutti i Rasengan vanno a colpire l'avversario. E guardate la figata, ragazzi. Cioè, guardate quanti ne partono. Quanti sono in realtà? Si vanno a formare sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3. Sono 14. Sì, ne partono 14 tutti insieme, poi non so se si vanno a fondere l'uno con l'altro. Comunque, potere veramente devastante, ragazzi. Ecco, queste sono quelle mod che mi fanno veramente battere il cuore. Mettiamola così, poi anche da un punto di vista estetico è bellissimo. Se avesse avuto anche un'ulteriore trasformazione, ragazzi, sarebbe stato assurdo, magari con delle colorazioni un po' ulteriori, differenti, non so. Anche se era veramente un po' difficile, siamo sinceri, perché. Già di base c'era cioè una mod che noi abbiamo già visto e si basa su quella. Che era quella diciamo un po' di Goku con uh, i poteri delle nuove code di Naruto. Però ragazzi questo è proprio bello bello. Vediamo se riesco un attimino a cambiare per l'avversario uh, quelle che sono le altre skills, non so, gli altri colpi. E io dovrei fare nel frattempo questa roba qua. No, l'abbiamo fatto tutti e due, ma che stiamo combinando? Ma no, ma scusami, ci riprovo adesso. Eccolo qua il colpo, vabbè abbastanza regolare, eh? questo cambia veramente poco. Però comunque mi è piaciuto parecchio questo Massive Rasengan. Spettacolare e soprattutto per me premiatissimo. La mod secondo me ragazzi è molto bella, fatemi sapere cosa ne pensate, ma adesso andiamo a Vegito. Purtroppo si scansa, come immaginavo. E eh, vabbè ragazzi, andiamo nella selezione dei personaggi. Snello snello, c'è i capelli molto all'insù, infatti mi sembra proprio Super Saiyan di secondo livello. E poi andiamo a fare un attimino tutte quelle che sono le combo leggere. Mi sembrano molto belle, richiamano in parte. Sì, come avete visto l'ultra istinto perché gli parte. Vediamo un attimino, gli parte proprio il pugno del drago, guardalo. Eccolo qua, sono riuscito ad acchiappare. Mamma mia, ma lunghissimo. Fra... Cioè si estende in altro po' per tutto lo stage di gioco, assurdo. Ma bella bella questa come cosa. Io pensavo comparisse solo una metà o un quarto del drago così. E il resto del corpo svanisce un po' alla volta. Invece no, c'è tutto. Poi, allora, abbiamo gli attacchi pesanti. Questi mi ricordano. Anche qua uh, esce il drago. Uh, questi mi ricordano un po' troppo un Goku Ultra Istinto, Forse non saprei. Anche in questo caso il drago parte alla grandissima. Va benissimo. E poi andiamo a vedere un attimino. Gli stamina break. Molto veloci mi piacciono. E vorrei andargli a fare pure la, la presa. Eh, Ragazzi, me ne dimentico sempre. Quando ce lo ricordiamo lo facciamo. Mm, un po' troppo regolare la presa per i miei gusti, un po' un peccato, però va bene. Abbiamo, vabbè, il frantumatore divino, lo conosciamo questo. Il colpo selvaggio, pure in realtà lo conosciamo, e quello anche mm, eh, del Super Saiyan Blue, lo butto a terra. Abbiamo un attacco Big Bang che in realtà ci sta benissimo per lui, quindi va bene. Una carica finale gli è stata messa per poi passare... Attenzione, c'è varie trasformazioni pure. Mo, capiamo subito una cosa. Gli vado a togliere Laura automatica. Gli vado a fare una suprema, ovvero un bel dragone. Quindi, come vedete, per lo più, ragazzi, si tratta di un personaggio molto potente, molto bello esteticamente, però che non ha delle variazioni eccessivamente particolari. Vedete, questa è la sua carica finale. Molto bene. Andiamo subito. Ah, ma va direttamente al Super Saiyan 3, non capisco. Ah, perché giustamente, essendo questo già un Super Saiyan 2, va direttamente al Super Saiyan 3. Però per farlo, vediamo bisogno di quante tacche. Credo tre direttamente. Infatti, come immaginavo. Quindi andiamo ad ottenere le tre tacche canoniche per fare la trasformazione. E vediamo se qua c'è un cambiamento. Sì e no. Ah, mamma mia, ma che sono sti capelli? Aspetta. No, questi capelli non sono quelli normali del gioco. Assolutamente no. Sembrano un cespuglio, diciamo. <ride> Sembrano molto più grossi. Non so se li preferisco ai capelli originali di Xenoverse 2. Devo essere sincero, non, non riesco a focalizzare. Mi sembrano fatti sicuramente molto meglio. Sono più... Uh, come dire, più gonfi, non saprei come specificare Però sono un attimino più voluminosi, ecco il termine che cercavo Però tendenzialmente, uh, quando li vedi da dietro, quindi dalle punte uh, Mi sembrano, non so, degli spilli, un po' troppo punzecchioni, diciamo Vabbè, comunque ci sta alla grande Secondo me, comunque il tutto è riportato molto bene Qua stiamo facendo un po' di combo varie una volta trasformato, mi sa che lui non le cambia le combo, giusto? Mi sembra di no, no. Infatti, non noto variazioni particolari, il che è un po' un peccato. Si poteva fare sicuramente qualcosina in più da questo punto di vista, almeno per dargli un po' una variazione, diciamo, più convinta. Andiamo assolutamente a ricaricare la nostra energia con la carica finale, che come al solito ingrana un po' dopo. E andiamo con la camiamia finale che cambia e cambia però attenzione. Solo ed esclusivamente, credo. Perché io ho installato il Xenomers 2 Revamp. C'è cioè una mod più ampia che va a cambiare anche l'animazione di alcune supreme. E questa, però, aiu gli sta benissimo. Gli sta veramente in maniera epocale. Guardalo! Ma guarda proprio lo sguardo! Ma ah, guardalo! Ma Roma, che spettacolo è? Mamma mia, bellissimo, veramente, ragazzi. Eh, vabbè, qua, vedete? Gu guarda, ma guardalo! Ma è cattivissimo, guarda questi occhi. Mamma mia. Vabbè ragazzi, bello, 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 eh, mi piace un botto. Esteticamente, visto da questa prospettiva i capelli gli stanno benissimo, sono molto più convincenti a quelli di base. Da dietro mm, mi sembrano un po' innaturali perché si tengono in piedi, cioè si tengono così, levitano in maniera un po' inspiegabile. Di solito l'aura di un personaggio li fa muovere i capelli, ma non è che li fa levitare, quindi sono un po' troppo rigidi. Però ragazzi, quando fai questa gli stanno benissimo. Veramente spettacolare. Quindi ragazzi, oggi abbiamo visto due mod veramente molto belle. Il Vegito, molto carino, mi è piaciuto tanto. Però questo Son Goku, ragazzi, secondo me è stato veramente spettacolare. Sia da un punto di vista estetico, ma sia di alcune mosse che aveva che mi sono piaciute tanto. Compreso il moveset. Voi ragazzi, che ne pensate? Scrivetemelo qua sotto nei commenti. Quindi vi mando un bacione, vi saluto. Alla prossima. Ciao!